Oggi vi mostrerò come fare una sage, una mosca da secca che si può utilizzare anche come strike indicator con la pesca a ninfa anche si può usare, si usa come seconda mosca quella più in alto e sotto ci si mette una piccola ninfa con un peso ovviamente molto ridotto, però è buono e molte volte funziona. Così si può pescare sia in secca e anche col metodo della ninfa. Oggi farò questa secca su un amo ricurvo e userò un rocchetto di color marrone e del cervo color arancio, no dai, diciamo un marrone abbastanza scuro. E questa è una mosca che va veramente molto bene, soprattutto da noi nei torrenti della Visio. È una mosca che dà grandissimi risultati e si possono fare delle catture veramente molto belle. Allora si inizia costruendo il corpo della mosca. Arrivati più o meno alla curvatura, prendiamo la nostra cera per dubbing. E mettiamo dell'ice dub color peacock, che va veramente questo qua molto bene. Si potrebbe usare anche il pavone, però vi consiglio questo dubbing qua sintetico che va veramente molto ma molto bene. E mettiamo la giusta quantità sul nostro filo da costruzione e poi cominciamo ad avvolgerlo e ritornare su verso l'occhiello. Mettiamone ancora un filetto. Ok. Poi prendiamo il nostro cervo. Questo qua e ne prendiamo una giusta dose che dopo dovremo metterla nel pareggiapelo. Tiro via questa parte un po' lanosa del pelo. Però è una cosa che bisogna fare. Poi, dopo prendiamo il nostro pareggiapelo e ci inseriamo in questo modo il cervo, cercando ovviamente di metterlo dentro in modo più accurato possibile. E poi battiamo sul tavolo. Poi lo tiriamo fuori. Poi dopo averlo preso con molta cura, decidiamo
Decidiamo quanto fare lunga la nostra, diciamo, parte superiore. Direi che va bene, tanto così. Facciamo 1, 2, 3 giri e poi tiriamo e poi lo fissiamo. Dopo aver fatto questo, prendiamo la nostra forbice e tagliamo il pelo in eccesso. Poi vi insegno, vi spiego un'altra roba. Per appiattire bene la nostra ala sopra, prendete un ago e lo scaldate. E poi dopo ce lo passate sopra. Opa. È come fare una messa in piega una donna. In questo modo appiattirete molto bene la parte dell'ala e così verrà veramente molto bene. Ecco, così abbiamo fatto una sage molto semplice da fare, però va veramente, va molto bene. Quindi vi consiglio di mettervela nel vostro arsenale, ragazzi. E in bocca al lupo. Ora chiudiamo. Con dei nodi molto semplici. Tagliamo la parte che non ci interessa più. Ecco. Con questo qui potrete fare anche delle belle catture quando ci sono delle schiuse, ovviamente di roba grossa. Infatti io dico qui in avviso perché mangiano soprattutto su mosche abbastanza grandi e visibili. E questa qui è una semplice sage. Ora ovviamente tagliamo qualche peluccio qua che vedo che c'entra ben poco. Cercando di farla più bene possibile. Ecco, sei più piccolo è facile. Grazie.